perso Inter-Milan. Questa sarà una due giorni, 48 ore belli, belli tosti, e questo canale seguirà questa attesa sicuramente. Allora, tre elementi di cui parlare. Primo, la curva al Milan, Pioli va sotto la curva, questo adesso ne parliamo, e il modo come il Milan si sta approcciando a questa semifinale. L'Inter, l'abbondanza dell'Inter va bene, però io sono preoccupato lo stesso, perché in Champions il 0-2 non è abbastanza, non è che l'Inter ha vinto 5-0, ma ne parliamo, e dopo la lotta Champions per l'anno prossimo, perché attenzione, certo, questa è luminosa, è brillante questa semifinale, quindi non fa vedere nulla, ma sta succedendo tanto a livello di lotta Champions. Adesso è giusto un po' la camera, però vi ricordo, signori, io vi ricordo che io, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, ma sta diventando meglio, molto 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 meglio. Sto lavorando tantissimo dietro le quinte, ci sarà una grafica particolarissima, un calciomercato che non avete idea, ci sarà un appuntamento fisso che lo seguirete, sono sicuro che lo seguiranno in migliaia questo appuntamento fisso, perché l'ho già preparato, bellissimo. Quindi iscrivetevi se non siete iscritti, mettete la campanella se siete già iscritti, o iscrivetevi e mettete la campanella, e dopodiché ovviamente un mi piace per questo video. Seguitemi su Instagram, DicoCitene08, è lì che parlo un po' di calcio, e su TikTok, dove io non parlo di calcio ma di tutt'altro, DicoCTN. Detto questo, iniziamo. Io vorrei anche condividere con voi, capire cosa ne... qual è la vostra idea sul fatto che Pioli sia andato sotto la curva. Attenzione, non la squadra. La squadra, tutto sommato, la curva gli ha chiesto venite sotto la curva, gli ha detto, la curva gli ha detto vabbè dai ragazzi, siamo insieme, è troppo importante per noi, mettetecela tutta. Vabbè, ci sta, non è che tutto sommato abbiano fatto chissà che. Ti hanno detto a quelli del Milan, sappiamo che il momento un po' questo è un po' così e così, però ci interessa questa, che passate il turno. Questo è quello che super giù credo abbia detto la curva. Ma Pioli tu sei il condottiero, e adesso vengo all'idea che hanno alcuni, giusto ancora, scusate, sto cambiando, l'idea che hanno alcuni, il fatto che magari carismaticamente sia stato più importante Ibrahimovic che Pioli, sia stato Ibrahimovic quello che abbia dato quella cazzimma, vero, non vero, non lo so, però sicuramente questa situazione di Pioli che va sotto la curva, sta lì, non lo so se è un segno di forza o un segno di debolezza. Personalmente non è piaciuto, se io fossi milanista a me non piacerebbe, perché ripeto, io l'allenatore lo vedo un po' super partes, sopra gli altri, altro che soprattutto, perché lui è il condottiero. Vederlo là insieme ai giocatori, davanti ai tifosi, così, non lo so, è una cosa mia. Formazione, perché adesso parlerò molto della formazione dell'Inter, formazione del Milan che mi aspetto, ci vado un po' a memoria, ovviamente Maignan in porta, ovviamente Kier e Tomori in centrali, e ai lati Calabria e Hernandez, questo non credo che ci siano dei grossi dubbi. Centrocampo Krunic Pioli, Krunic Tonali, quello sicuramente, e là davanti Selemakers, Diaz, Leao, se c'è, perché non se n'è più parlato di Leao, nessuno sta parlando più di Leao, e se non c'è Leao, secondo me è Origi, e davanti Giroud. Questa è la formazione del Milan. Andiamo all'Inter, quindi voglio davvero, vorrei un vostro parere, un vostro commento, mi piacerebbe sentire cosa ne pensate di questa immagine di Pioli, della curva, dei giocatori, perché della sconfitta del Milan ne parlo, ma ne parlo dopo, quando si parla di lotta Champions. Andiamo all'Inter. L'Inter ha abbondanza. Perché ha abbondanza? Stanno giocando tutti bene, quasi. Comunque hanno la gamba, sicuramente. Non sono stupidi quelli dell'Inter. Voi immaginate, chi è che può immaginarsi che in questi due giorni facciano bagordi? No, saranno professionisti che si alleneranno, penseranno alla partita di martedì, e cominceranno quella partita nel modo giusto, cioè pensando che siamo sullo 0-0. Questo faranno quelli dell'Inter, non sono ragazzini, non è la Virtus, qualche squadra così. Stiamo parlando di una delle squadre più importanti al mondo, quindi loro sono professionisti, si presenteranno al meglio, e ce n'è tanti giocatori al meglio. E infatti io mi chiedevo quale può essere la scelta di Inzaghi. Onana in porta, vabbè, questo sicuramente nessuno lo toglie.
difesa e bastoni, da sinistra Bastoni, Acerbi, Darmian. Anche questo credo che non ci sono grosse sorprese, non credo che tenga fuori Bastoni per mettere Acerbi, secondo me sarà lì Bastoni, Acerbi e Darmian. I laterali, Di Marco a sinistra e non credo Gosens, ma Di Marco, e a destra Dumfries. Anche lì non credo che ci siano grossissime sorprese. Centrocampo già, allora Barella che non ha giocato ieri e quindi Barella è sicuramente in campo. Io credo Mkhitaryan perché è un po' l'equalizzatore di questo, di questa Inter, e dopo c'è da scegliere fra Çalhanoğlu e Brozovic. Sarà Çalhanoğlu, sarà Çala, perché comincerà con quella squadra lì. Davanti Lautaro, attenzione, Dzeko o Lukaku? Che questo Lukaku ci fa sperare, a me fa sperare per la finale eventualmente, se si arriva in finale. A me farebbe sperare per la finale questo Lukaku, perché va a migliorare, praticamente partita per partita lui migliora, è molto importante per l'Inter una cosa del genere. Però metterà Dzeko perché Dzeko ha capito un attimino anche come gioca il Milan, sa prenderlo il Milan e vuole giocare in una certa maniera, anche se attenzione, il Milan deve fare 3 gol, perché il Milan se durante la partita i supplementari fa 2 gol, bene che gli vada vai ai supplementari, bene che gli vada se l'Inter non segna, quindi deve fare 3 gol lì, 2 o 3 gol il Milan, e allora ti devi esporre, perché non puoi giocare lì a possesso palla, no, devi dare aria, devi mettere davanti là davanti sia Calabria che Hernandez, e quindi dai spazio, e in quegli spazi Lukaku potrebbe essere molto 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 interessante. Però ripeto, è difficile, una scelta difficile, una scelta di abbondanza. Hanno la gamba, dopo c'è, diciamo, in panchina i giocatori ce li ha l'Inter da far girare, da mettere. Questo è pure importante, sarà molto importante, perché vedrete che a un certo punto intorno al 50esimo, 60esimo, ma di più al 60esimo, questa partita sarà molto le gambe cominceranno a reggere molto meno, perché hai già fatto la partita la scorsa settimana, hai fatto la partita ieri e c'è un'altra partita così vicino, e là i cambi sono importanti, quindi capire chi ha i migliori cambi. In questo momento è l'Inter che ha i migliori cambi sempre sulla carta, dopo non sappiamo quello che succede. Perché dico questo? Perché anche con Liverpool l'Inter aveva perso 2-0, dopo ha vinto 1-0 lì, stava per passare, cioè la semifinale di Champions dopo il derby. Io sono preoccupato, giustamente, so che l'Inter è in vantaggio, anche vantaggio numerico di gol fatti, ma per me devono partire da 0-0, è da 0-0 che si gioca questa partita, dopo quello che succede succede. Andiamo alla lotta Champions, perché questa semifinale di Champions League è così brillante, così tanta roba, che oscura un po' quello che è la lotta Champions. Attenzione, io ho fatto simulazioni su simulazioni. Se la Roma dovesse vincere oggi, e se la Roma dovesse vincere con la Fiorentina, Salernitana e Spezia, che sono le altre partite che ha, praticamente va a pari punti, se il Milan le vince tutte, va a pari punti col Milan. Andando a pari punti col Milan, probabilmente si giocheranno la quinta posizione, probabilmente, e là conteranno, gli scontri diretti sono uguali, conteranno i gol fatti. Per adesso nei gol fatti, diciamo, la differenza di reti totale è più 2 il Milan, però è un casino, perché se il Milan dovesse perdere con la Juventus, ecco, e se la Roma li vince tutte, insomma, un casino, signori, un casino veramente. Il Milan deve vincere con la Samp in casa, vincere col Verona in casa all'ultimo e fare il risultato a Torino con la Juventus, perché se non ci sono queste condizioni, il Milan è fuori, la Roma secondo me qualcosa la riesce a prendere, a meno che non si qualifica quinto, allora la Roma non riesce a fare il suo, e a quel punto deve aspettare la Juventus e quello che gli succede alla Juventus. Anche lì la situazione del Milan è pessima, è veramente pessima a livello di lotta Champions. Assolutamente, hai perso punti con la Cremonese, 2 punti con la Cremonese li hai persi tutti, anzi che ci pare già dall'ultimo, e tutti a dire vabbè. Dopo hai perso 3 punti con lo Spezia, sono 5 punti, e a questo punto i 5 punti sono il bottino, la cosa che dovevi avere in tasca e non ce l'hai, ma almeno 2 non ce li hai. Questo può essere che il Milan può fare un capitombolo se esce dalla Champions. Mettete che vince con la Samp, dopo va a Torino e la Juventus là se la gioca, è sempre una squadra che ti può battere, la Juventus è una squadra abbastanza rognosa, anche la Juventus e la Roma, parliamo un attimino di queste due squadre. La Juventus è lì, cioè la Juventus è fuori dai giochi, ma per questioni extracalcistiche, quindi è difficile parlarne. La Roma
deve fare il risultato oggi a Bologna. Se la Roma vince, tosta, perché dopo se ne va in Germania e dice vabbè, io me la gioco tutta, e dopo ci sarebbe una gran bella finale o col Siviglia o con la Juventus, gran bella finale, e là ti giochi anche l'accesso in Champions. La Roma ha tanta roba davanti a sé. Dopo c'è la Lazio, ma anche la Lazio stessa ha la Cremonese dentro, l'Udinese fuori, l'Empoli fuori, se non ricordo male, cioè i punticini li può fare, non ne deve fare molti di punti, deve fare punticini, deve fare 5-4 punticini, una cosa del genere. Ecco perché dico, il Milan adesso li deve praticamente vincere tutte, tra di cui anche quelle con la Juventus. Ma l'Inter dopo, attenzione all'Inter, l'Inter adesso ha il Napoli, se è il Napoli che ho visto con la Fiorentina e a Udine, l'Inter va a vincere a Napoli. Ma se il Napoli che si è ripreso, perché ormai hanno vinto, insomma, le tossine sono ritornate a essere a posto, nel senso che la gamba gira, il Napoli può vincere benissimo con l'Inter, solo che dopo c'è Inter-Atalanta, e l'Atalanta la vedo in calo, e là hai finito di pensare alla Champions, o sei in finale o non sei in finale, comunque è un po' lontana, certo c'è la finale di Coppa Italia, lo so, e dopo alla fine c'è Torino-Inter, all'Inter mancano 4 punti. 4, se sono 5 è ancora meglio, ma con 4 punti ce la fa tranquillamente in queste 3 partite, sempre se da dietro Milan e Roma fanno il filotto, altrimenti sei tranquillo. L'Inter è tranquilla ma non tranquillissima, è una lotta Champions bellissima, che dopo è lotta Champions e lotta anche Europa League, perché l'Atalanta alla fine sì, va bene per la Champions, non c'è più, ma l'Atalanta potrebbe benissimo qualificarsi per l'Europa League. È tutto dire, dopo c'è, ripeto, questa Inter Fiorentina e mezzo, insomma, questo il canale seguirà tutto, lo seguirà al meglio, non solo quello che succede, ma dopo prepariamoci per il calciomercato, che sto preparando grafiche eccezionali. Questo canale ha intenzione di diventare davvero il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrivetevi, state con me e le vedremo davvero delle belle, bellissime, strabelle. Fate un po' voi. Alla prossima ragazzi, che sto immettendo in città. Ciao a tutti ragazzi, ciao.